Oggi preparo con voi la besciamella a modo mio, in maniera facile e soprattutto senza grumi. Prima di iniziare, devo assolutamente dirvi questa cosa: la besciamella si usa in tantissime preparazioni e quindi potrà occorrere più densa o meno densa. Il calcolo si fa sulla base di 1 litro di latte. La ricetta prevede 1 litro di latte, 100 g di farina e 100 g di burro, che poi potete moltiplicare o dividere a seconda della quantità che vi occorre. Ovviamente 100 g di farina e 100 g di burro, che sono la quantità massima che potrete mettere su 1 litro di latte, renderanno la vostra besciamella molto densa. Man mano che scendete con la quantità di farina e di burro, la besciamella verrà più liquida. Il minimo di quantità di burro e farina che potete mettere è 50 grammi per litro di latte. Quindi, se vi serve una besciamella più densa, metterete per ogni litro di latte un massimo di 100 grammi di farina e 100 grammi di burro. E via via a scalare, se vi occorrerà una besciamella più liquida, fino a un minimo, ripeto, di 50 grammi di burro e 50 grammi di farina. Meno di quella quantità praticamente vi resta il latte. Quindi regolatevi in base alle vostre esigenze. Io per esempio oggi devo fare una besciamella un po' più liquida perché faccio le lasagne, per cui metterò sulla base di 1 litro di latte soltanto 50 g di farina e 50 g di burro. Iniziamo. E allora sul fuoco dobbiamo mettere il latte a riscaldare e poi in un tegame mettiamo il burro e lo facciamo sciogliere. Questa operazione la facciamo a fiamma bassa, in maniera tale che quando andremo a mettere la farina non rischieremo di far bruciare. Ecco qua, il burro si è sciolto, quindi mettiamo subito la farina e facciamo sì, mescolando, che la farina possa assorbire tutto il burro. Benissimo. A questo punto mettiamo un po' di latte. Caldo caldo e sempre a fiamma bassa mescoliamo bene bene. Vedete, man mano che il latte viene assorbito, ne aggiungiamo dell'altro. Sempre poco alla volta. All'inizio vi sembrerà pieno di grumi, ma vedrete che pian piano che aggiungeremo il latte e mescolando i grumi si andranno a sciogliere. Guardate, non c'è l'ombra di un grumo. Ora metto il latte restante. Vedete, adesso è ancora liquida. Deve cuocere e cuocendosi si va a ridurre. Adesso, sempre sulla base di 1 litro di latte, vado a mettere un cucchiaino abbondante di sale, e poi vado a mettere della noce moscata. Questa la mettiamo al gusto. Quindi più ci piace, più ne mettiamo. Mescolo e faccio cuocere per 7-8 minuti, sempre a fiamma medio-bassa. In questa maniera la besciamella si addenserà. Benissimo, una volta che sarà arrivata a bollore, ovviamente durante questi 7-8 minuti mescolate spesso, spegniamo la fiamma. E la facciamo intiepidire. Eccola qua, guardate che bella. Ovviamente la mia è più liquida perché mi serve per la lasagna. Guardate, non c'è l'ombra di un grumo. Ci vuole soltanto un po' di pazienza. Guardate. Ora ne assaggio un po' con un cucchiaino.
Buonissima, io la userò subito perché non so se si vede il fumo alle mie spalle, ma sta finendo di cuocere il ragù, quindi a me occorre subito, ma se voi non la usate subito, fatela un attimo intiepidire e poi copritela con la pellicola a contatto. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate, vi saluto e vi auguro buon appetito.